Rughe nasolabiali, come fare un filler naturale? Guardavo tempo fa le mie foto da piccola e devo dire che, ecco, avevo le rughe nasolabiali più da piccola che da grande. Infatti, ecco, è vero che abbiamo una predisposizione genetica ad alcune caratteristiche, però io sono abbastanza contraria ad arrenderci alla predisposizione genetica. Non è detto che l'impronta dei nostri genitori ce la dobbiamo proprio per forza portare dietro. Io stessa cosa alle borse. In casa mia tutti hanno delle borse molto, molto marcate, io però le avevo più a 30 anni che adesso. Ho capito cosa succede, ho capito cosa fare, ho capito come migliorare lo stile di vita ed eccomi qua. 53 anni, sempre di qua un pochino di più, però ad esempio di qua per niente. Torniamo alle nasolabiali. Vi ho già fatto un video dove vi ho detto un sacco di cosine, spero interessanti, ve lo lascio in descrizione, sulle rughe nasolabiali. Ma oggi vediamo quanto è importante diciamo il drenaggio per avere questa zona leggera. Infatti, gran parte delle nasolabiali, oltre alla riduzione dei volumi di cui vi ho parlato nel video precedente, è aggravato oppure proprio provocato da un eccesso di liquidi. Eccesso di liquidi che porta a un ispessimento di questa zona e quindi, ovvio, si formano delle vere e proprie pieghe. Senza contare che in questa zona, cioè questa zona, no? In questa zona, peggiorano il passare degli anni. Infatti il nostro naso non solo scivola un po' verso il basso, ma diventa anche più grande, diventando grandi, eh? Quindi tutte le meraviglie dell'età che passa, però noi sappiamo esattamente cosa fare. Anche qui il sistema linfatico non è un'invenzione astrusa, ma rispetta delle linee e se lo fate in modo corretto, avrete davvero un risultato eccezionale. Prima di tutto si prepara sempre, sempre un po' la succlavia perché tutto ciò che arriva dalla testa poi scarica nelle vie linfatiche principali di questa zona. Quindi è sempre importante partire con un po' di pompaggio. La zona del naso e dello zigomo scarica qui. Quindi noi abbiamo qua, in quest'area, ok, delle stazioni linfatiche sulle quali scarica questa zona. Iniziamo subito alleggerendo un po' il naso. Io faccio proprio una torsione, no? Vedete? Guardate le mie mani, è come se volesse allargare il naso. Quindi porto dalla linea, dalla parte superiore del naso, vengo verso l'esterno, e scarico bene verso l'esterno, lavorate bene le ali del naso. Quindi lavoriamo il dorso del naso, lo portiamo all'esterno e poi scendiamo sempre più verso il basso e arriviamo qui alle ali del naso. Copiatemi proprio mentre questo diciamo, è proprio come tempi e come ritmo, perché nel drenaggio è importante il ritmo, è fatto in tempo reale, quindi non accelerate, non rallentate.
Serve tantissimo anche a drenare i segni nasali e aiuta perciò anche a drenare le borse. Il nostro naso rimarrà piccolino o come era quando eravamo giovani, non necessariamente un naso bello deve essere piccolo. Anzi, conosco donne bellissime con nasi importanti. Una, anche una mia cara amica, a cui ho impedito fin da piccola di rifarsi il naso, che è il suo carattere distintivo, infatti. Ecco, e poi di nuovo scarico. Se vedete che il vostro problema del naso labiale dipende proprio dalla pesantezza di questa zona, vi consiglio di farlo tutti i giorni, almeno una volta al giorno. Se invece, sì, avete un po' di rughe nasolabiali, ma non vi sembra che siano dovute alla pesantezza, vi sembra più che sia un vuoto dello zigomo, quindi quando si vede proprio quei solchi, no, un po' scavati di questa zona, allora fate più invece quello che ho fatto vedere in altri video dove spiego quanto è importante mantenere tonico, lo zigomo, quanto è importante riossigenare tutto il viso. Alla prossima e nasi mani in su!